La tecnica batte la forza nella difesa personale. Una persona che ha 20 kg in meno può sconfiggere un avversario grosso, motivato, muscoloso e aggressivo? Ci sono alcune cose da considerare. Il primo, il più importante, è che la tecnica di per sé è solo un moltiplicatore. Un minimo di forza, un minimo di destrezza, una persona deve averlo. E comunque parliamo di un moltiplicatore. Per cui la tecnica sì, batte la forza, ma deve averne tanta rispetto all'altro e l'altro deve averne zero. Se invece parliamo di difesa personale e non di un combattimento sportivo, ovviamente le cose cambiano, perché è molto importante il contesto e comprendere il fatto che nella difesa personale noi non miriamo a vincere la persona, come nei film per intenderci, ma miriamo a vincere la situazione, ovvero sia uscire dalla situazione nel migliore dei modi. Non c'è il concetto di mettere KO l'aggressore, perché mettere KO può essere al limite una conseguenza del fatto che noi abbiamo raggiunto il nostro fine. Per farti un esempio molto semplice, puoi immaginare il combattimento, lo scontro fisico della difesa personale, che, ricordiamolo, è solo un piccolo aspetto di quello che è il contesto generale della difesa personale, che è molto più ampio e implica tutta una serie di cose che hanno molta più efficacia dal punto di vista della protezione personale che non il saper menare le mani. Comunque, detto questo, puoi immaginare l'aspetto del combattimento un po' come combatterebbe un gatto. Ovvero sia, nessuno di noi è particolarmente spaventato da un gatto. È ovvio che se dovessimo lottare per la vita in un combattimento in cui il gatto non può scappare, in una stanza, probabilmente un essere umano vince. Anzi, sicuramente un essere umano vince. Ma di sicuro nessuno vuole avere a che fare con un gatto incazzato. Nel senso che un gatto che ti artiglia le palle sicuramente è abbastanza efficace da far sì che tu non vuoi combatterci e lui può scappare. Questo è il concetto della difesa personale e del fatto della tecnica che può battere la forza. Per cui, tolta la grossa fesseria del se tu hai tecnica puoi battere chiunque e per cui affronti i combattimenti ridendo, tolta questa fesseria, vale per la difesa personale, per il concetto della tecnica che batte la forza, e il vecchio detto che il calcio di un bambino di 6 anni sarà sempre più forte delle palle di Muhammad Ali. Come l'ha dato questi giorni nostri? Non lo so, McGregor.